Nessuno perde il derby che nessuno poteva perdere. Al Bonolis finisce 0-0 tra Teramo e Pescara, un pareggio come all'andata che al diavolo va decisamente meglio. Il Pescara gioca un tempo meglio dell'altro e il punto che porta a casa diventa positivo se abbinato alla sconfitta dell'Entella. Il canovaccio, quello che in molti, quasi tutti, avevano immaginato nell'immediata vigilia, tradotto sul terreno di gioco. Pescara col pallino in mano, Teramo attento a chiudere più linee di passaggio possibili. In una prima frazione nella quale le opportunità sono spesso potenziali, Lombardo pennella con la punizione per la testa di Soprano, mentre il piazzato di Pontisso da posizione defilata trova la chiusura di Bernardotto. In mezzo la staffilata alta di Pompetti, Delfino pericoloso quando si accende Dursi, su alla finta con destro che chiama i polpastrelli di Perucchini al miracolo in corner. Poi una lunga fase in cui il diavolo si accende più del Pescara, anche se è della formazione di Gaetano Oteri l'occasione più nitida. Minuto 37 con il corner di Pompetti su cui Perucchini sbaglia l'intervento che permette a Ferrari di schiacciare in porta un pallone che sarebbe destinato in fondo al sacco se non fosse per l'intervento provvidenziale di Arrigoni sulla linea di porta. Nella ripresa, tinte un po' più biancorosse che biancoazzurre, ancora la testa di Soprano ad aprire le danze, mentre il solito sacrificio di Bernardotto libera la battuta che resta solo nelle intenzioni di Jacoponi. Auteri inserisce Rauti per Clemenza, Guidi passa al 3-5-2 con Rossetti e De Grazia insieme ad Andrea. Proprio l'ex piacentino potrebbe stappare la partita quando riceve lo scarico di Bernardotto, ma non inquadra lo specchio della porta. Stesso esito, sempre con Bernardotto protagonista, 10 dal 90esimo. Stavolta l'asse mancino Mordini e Rossetti libera il tiro cross dell'attaccante, su cui però nessuno arriva a correggere. Gli ultimi cambi servono prevalentemente a congelare una gara che di spunti non ne offrirà quasi più, fatto salvo il rilancio tanto casuale quanto pericoloso di Jacoponi, che chiama Sorrentino ad uno dei pochi interventi di un derby che si chiude senza gol e che rimanda i destini di Teramo e Pescara agli ultimi appuntamenti della stagione. Una stagione che però, con gli oltre 3.000 del Bonolis, ha regalato all'Abruzzo un altro pomeriggio da protagonista.